Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come promesso, quest'anno starò molto più vicino alle giovanili della Juve. Infatti domani, se tutto dovesse andare secondo i piani, farò il video post Juve-Sampdoria di campionato primavera. E quando capiterà di poter visionare o comunque seguire delle partite particolari dell'Under 15, Under 16, 17, lo farò. Ma oggi sono qua per parlare sempre di giovanili, ma degli esordienti 2007, che in attesa dell'inizio del campionato hanno vinto il triangolare internazionale di Chieri. Allora, intanto hanno battuto il Chieri 8-0 con 4 gol di Merola, 2 di Becchio e 2 di De Lucia, e poi ha vinto 5-1 contro l'Urawa Red Diamond, squadra Urawa Reds giapponese, ricordiamolo. Le reti lì sono state segnate da Fanotto, Tavola, Andrione, Merola e sempre De Lucia. Merola che ha vinto il titolo di capocannoniere del torneo, e Juve che si è aggiudicato questo triangolare prestigioso, non tanto per tutto rispetto per il Chieri, ma soprattutto per la presenza dei giapponesi dell'Urawa Reds. Juve che a livello giovanile si è internazionalizzata parecchio, va a fare tante volte dei tornei con squadre non solo di altri stati, ma spesso proprio di altri continenti, e grazie anche, l'ho sempre detto, lo ripeto ancora, alle academy che ovviamente portano il nome Juventus, contribuiscono a far crescere il nome Juventus in giro per il mondo. Una bella soddisfazione, una squadra che tengo d'occhio comunque, che bisognerà tenere d'occhio, anche perché al di là di questa vittoria è una squadra che sta avendo dei buoni risultati da un po' di anni, non partecipa a campionati nazionali perché siamo sotto età, però ecco, ha sempre fatto bene. Questa squadra secondo me tra qualche anno potrà ambire a vincere ovviamente il campionato di categoria, perché ricordiamo gli esordienti 2017 sono under 12. L'under 12 tra 4 anni giocherà, cioè tra 3 anni, scusate, giocherà il campionato under 15, quindi sicuramente è una cosa positiva. E dunque la Juventus batte Urawa Red Diamond 5-1 e Chieri 8-0 e si aggiudica il torneo, il triangolare internazionale di Chieri. Ricordo ancora che domani, se tutto dovesse andare secondo i piani, cioè quindi non dovesse avere impegni improvvisi, farò il video post Juve-Sampdoria campionato primavera 1, prima giornata. Quest'anno sarò molto vicino alle giovanili, chiaramente poi con tutti gli annessi connessi e tutti purtroppo a volte gli imprevisti del caso, no? Quindi a me adesso non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!